Grazie a tutti voi che avete seguito la live ieri sera. Se non eravate presenti, potete recuperarla qui sul canale nella playlist Avsim Live. Abbiamo parlato di Bonucci, dell'affare con il Milan, di Caldara e di tante questioni di mercato. Ho risposto alle vostre tantissime, tantissime domande. Quindi riprendiamo un pochino il filo, perché poi anche dopo la live di ieri è successo qualcos'altro, ci sono state delle novità su questa trattativa molto molto calda. Come vi dicevo ieri, le ricostruzioni attendibili fatte da Sky Sport con Gianluca Di Marzio, da Goal.com con Romeo Agresti e da Luca Momblano, che ieri ha parlato su Top Calcio 24, ci raccontano uno scenario nel quale la trattativa ha avuto inizio con praticamente con il Milan che voleva, anzi con la Juventus che voleva Romagnoli. Ha provato a prendere Romagnoli, si è entrati quindi in un discorso con il Milan, il quale ha provato ad inserire nella trattativa Suso, che ha intenzione quindi di cedere, ma soprattutto ha cercato di chiedere come contropartita Caldara. La Juventus ha risposto subito con un secco no, anche logico perché Caldara è appena arrivato alla Juventus dopo 2 anni di investimento produttivo con l'Atalanta e stanotte ha giocato i suoi primissimi minuti con la maglia bianconera numero 13, ma non ha ancora nessuna presenza ufficiale. Cederlo sarebbe quantomeno assurdo. Quindi la Juventus ha detto no alla cessione di Caldara, Allegri ha assolutamente posto il suo veto alla cessione di Caldara e da questo punto di vista pare che non ci saranno risvolti. Però va detto che l'agente di Caldara, come già vi dicevo ieri, Giuseppe Riso, ha incontrato la Juventus, ha incontrato il Milan, quindi, e lo ha fatto chiaramente in veste di procuratore di Mattia Caldara, e sembrerebbe appunto che Riso voglia spingere per la cessione comunque di Caldara da parte della Juventus al Milan o ad altri per evitare un Rugani bis, cioè se dovesse tornare Bonucci, Caldara rischierebbe di giocare molto meno di quanto non possa giocare senza Bonucci, perché sarebbe più facile per Caldara scavalcare nelle gerarchie Benatia che non Bonucci stesso, tenendo conto che comunque Rugani sarà presto ceduto, si parla addirittura di 55 milioni di euro di offerta da parte del Chelsea per lui, e quindi c'è questo elemento di disturbo appunto che è il procuratore di Caldara Giuseppe Riso. Nel frattempo, come ben sapete, perché ne fate parte anche voi, il popolo juventino si è mobilitato con l'hashtag Caldara non si tocca, sui social non si parla d'altro, ma ci sono altri dettagli di questa trattativa che secondo cui effettivamente c'è Caldara sul piatto, come dice Gianluca Di Marzio, anche se per la Juventus la priorità, dice Momblano, è assolutamente quella di vendere Higuain. Per la Juventus la priorità è vendere Higuain. Per il Milan la priorità è vendere Bonucci, che comunque ha fatto sapere di voler lasciare il Milan e quindi non potrà restare. Il capitano del Milan non può restare al Milan dopo che ha detto voglio tornare alla Juventus. Questo mi sembra evidente, non si può tornare indietro. Quindi il Milan deve vendere Bonucci e di fatto sembra che la cosa andrà comunque in porto, stando alle dichiarazioni, ed è qui anche la novità rispetto a quello che vi ho detto ieri in live, di Beppe Marotta proprio ieri sera, tarda sera, in cui ha detto. Ha confermato che c'è una trattativa per Bonucci con il Milan, ha detto stiamo provando a trattare per Bonucci, ne riparleremo domani, cioè oggi 26 luglio in Lega dopo la cerimonia, il sorteggio dei calendari, perché oggi ci saranno i calendari di Serie A, saranno sorteggiati i nuovi calendari di Serie A, il nuovo calendario di Serie A, e vi farò anche un video di commento in giornata proprio su questo. Quindi se Marotta ha parlato, Marotta non parla mai, ma quando parla dice cose molto pesanti, in questo caso quindi c'è da stare certi che se Marotta ha confermato la trattativa per prendere Bonucci, alla fine Bonucci arriverà alla Juventus. Bisogna capire però i termini della questione, perché secondo Momblano la Juventus non vuole spendere un solo euro per Bonucci. Comprensibile, perché il Milan non ha finito di pagare Bonucci e nell'affare la Juventus appunto vuole inserire Higuain. Quindi sostanzialmente l'obiettivo della Juventus è: noi vi diamo Higuain, voi ce lo pagate con Bonucci più soldi. Si parla di circa 25 milioni, che sarebbero grosso modo la differenza di valore, perché la Juventus valuta Higuain intorno ai 60 milioni, il Milan valuta Bonucci intorno ai 40 milioni. Secondo Di Marzio, però, in questo senso non sarebbe tanto Higuain la contropartita, ma proprio Caldara, e la difficoltà sarebbe di trovare una valutazione congrua e soddisfacente da parte di entrambe le squadre tra i due giocatori, cioè la Juve valuta Caldara più di Bonucci e il Milan valuta Bonucci più di Caldara. Io però non credo tantissimo a questa pista, credo piuttosto a quello che invece ha detto Romeo Agresti per Goal.com ieri sera, quando ha scritto che
in realtà la Juventus a questo punto ha provato ad inserire nella trattativa per Bonucci anche Benatia, ha provato ad offrire Benatia per distogliere il Milan da Caldara e addirittura ha provato ad offrire anche Sturaro e Piazza. I giocatori in vendita da parte della Juventus sono Benatia, Sturaro e Piazza, oltre ad Higuain. Quindi tutti questi che sono ufficialmente in vendita, la Juventus li offre proprio a metterli sul piatto per concludere questa trattativa che sembra comunque poter durare ancora tanto, al netto di risvolti oggi. Io credo che se oggi ci saranno delle novità importanti si potrà chiudere in poche ore. Se non si sbloccherà in qualche modo la trattativa oggi, se ne riparlerà probabilmente nei primi giorni, probabilmente la prossima settimana, tenuto conto che Higuain dovrebbe tornare il 30 luglio ad allenarsi alla Juventus, che è lunedì, e non sappiamo se lo farà e se lo farà ancora da giocatore della Juventus, quindi in quali condizioni. Certo che la Juventus deve assolutamente cedere Higuain, vuole assolutamente cedere Higuain. Però è interessante il discorso di Benatia, perché questa cosa avrebbe più senso. Intanto cedi Rugani perché già hai deciso di cederlo indipendentemente da Bonucci e quindi ti riduci ad avere comunque quattro centrali difensivi. Poi se arriva Bonucci vendi anche Benatia, perché non riusciresti a far convivere sia Benatia che Bonucci, dovendo dare spazio comunque a Caldara e tenendo conto che Chiellini sarà sicuramente titolare in questa stagione dopo l'ottima stagione scorsa e con il fatto che sarà capitano, e quindi ti liberi di Benatia, che sicuramente può essere paragonato a Bonucci sotto tanti aspetti. C'è chi dice che sia più forte Benatia, chi dice che sia più forte Bonucci. Io dico che un dato sicuro è che Bonucci non si infortuna quasi mai, Benatia invece si infortuna frequentemente, e quindi dovendo scegliere tra due, forse già solo per questo sarebbe meglio il ritorno di Bonucci. In tutto questo, secondo qualche altra voce di mercato, la pista per Godin non si è ancora spenta, la Juventus si tiene aperta un'altra porta, un piano B, diciamo, nel caso in cui non dovesse andare in porto l'acquisto, il riacquisto di Bonucci. E Godin non sarebbe assolutamente male, un anno in più di Bonucci come età anagrafica, ma sicuramente molto molto forte, forse più forte, probabilmente più forte di Bonucci. Ha appena vinto l'Europa League, ha fatto un grande mondiale ed è assolutamente un giocatore di massimo livello, che costerebbe solo 20 milioni perché ha una clausola rescissoria, quindi diciamo costerebbe in meno rispetto anche al semplice corrispettivo di Bonucci, anche se la Juventus non dovesse pagarlo, perché si entrerebbe appunto in scambio con Higuain, ma Bonucci verrebbe valutato 40, Godin costerebbe solo 20, e magari anche come ingaggio Godin costerebbe un pochino in meno di Bonucci, che attualmente sfiora i 10 milioni compresi bonus al Milan e che alla Juventus non potrebbe assolutamente pensare di prendere più di 6 milioni probabilmente. Credo che sia quello il tetto massimo, contando che Bonucci guadagnava 3,5 milioni compreso anche l'ultimo rinnovo fatto pochi mesi prima della sua cessione, quando poi è andato via dalla Juventus. 3 milioni e mezzo che non sono assolutamente né 8 né 10. Quindi nelle prossime ore potrebbero esserci novità, io vi terrò aggiornati. Fino a questo momento questa è la situazione, proprio in maniera più dettagliata e chiara possibile, spero anzi di essere stato molto chiaro. Quindi se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video che farò, così da non perderli, lasciatemi i vostri commenti e aprite la descrizione qui sotto il video, dove trovate i link per seguirmi sui miei profili social. A presto e sempre Forza Juve!